Buongiorno a tutti. Sì, prima di iniziare la conferenza vorrei rivolgere un piccolo pensiero per la scomparsa di Totò Schillaci. A soli 59 anni ci viene a mancare un po' un calciatore, una persona che soprattutto per noi del Sud è stato un po' l'emblema, no? Soprattutto durante i mondiali di una persona che ce l'aveva fatta ad arrivare in alto e per noi tutti del Sud rappresentava comunque un grandissimo esempio. Sono veramente molto rattristato e molto dispiaciuto. Ho avuto il piacere e la fortuna di giocare con lui appena arrivato nel 91 alla Juventus, avevo solamente 21 anni, lui già era un giocatore affermato. E, niente, un pensiero va anche alla famiglia per la perdita di un'ottima persona, ecco. Grazie. Cominciamo con il Corriere dello Sport e si prepara la Gazzetta dello Sport. Salve mister. Buonasera. Salve. Questa partita, secondo lei, per testare il livello della crescita della squadra e magari anche delle ambizioni, arriva un po' troppo presto o può essere un momento giusto per il livello dell'avversario, ovviamente? Ma come ho detto anche precedentemente, no? Prima anche della partita con il Cagliari, penso che un po' per tutti quanti, no? Per tutte quante le squadre, e col fatto che il mercato sia finito veramente tardi, c'è una fase di assestamento, perché comunque tanti giocatori sono, soprattutto alcuni nuovi, sono arrivati da pochissimi giorni, e quindi c'è una fase di assestamento, perché hai dovuto comunque fronteggiare tre partite con alcuni giocatori che poi sono partiti, altri ne sono arrivati. Quindi diciamo che è un momento di assestamento, è inevitabile che tutti quanti stiamo lavorando sodo per cercare, come dicevo prima, di trovare la giusta quadra. E, io dico sempre, amo dire, che chi ha tempo non aspetti tempo, è inevitabile che ogni partita vale tre punti e quindi dietro, tra virgolette, non alla scusa, però al fatto che comunque stiamo cercando tutti quanti di assemblare le squadre, di trovare la quadra, c'è la necessità di ottenere, di vedere delle buone prestazioni, di fare punti, perché poi alla fine i punti varranno, ecco, alla fine del campionato. E quindi mi aspetto sicuramente di dare una continuità, e noi dobbiamo continuare a crescere. Dobbiamo continuare a crescere sotto tanti punti di vista, non fermarci a pensare, ecco, a quello che magari è stata l'ultima partita, e non illuderci perché ogni santa partita per noi dovrà essere un test che dovrà dimostrare che siamo sulla retta via. Gazzetta dello Sport, si prepara Radio CRC. E questa è una partita particolare. Buongiorno, sono qua. Ah, ecco. È una partita particolare per tutti, immagino anche per lei, ha un sapore speciale per la città, probabilmente anche per la squadra, non so se venga contaminata da tutto ciò, ma è esagerato definirlo già nel suo piccolo un esame, tanto per voi quanto per la Juve? Beh, io penso sì, ma io penso che ogni test è un esame. Lo è stato a Cagliari per alcuni aspetti temperamentali, perché abbiamo dovuto giocare su un campo comunque difficile, a livello ambientale è stato difficile, quindi ogni test diventa un esame, a volte può essere un esame a livello tattico, un'altra volta può essere a livello tecnico, a livello temperamentale. Quindi ogni partita per noi rappresenta un test che dobbiamo affrontare con la massima serietà possibile, al di là di chi c'è di fronte, l'avversario che c'è di fronte. Radio CRC e si prepara Sky. Salve mister, buongiorno. Buongiorno. Sabato si affrontano una squadra, la sua, che viene da un anno disastroso, che è in piena ricostruzione,
e un'altra invece che è arrivata terza nella scorsa tornata di campionato, più 18 punti in classifica rispetto al Napoli, ha speso 200 milioni sul mercato. Che sfida è quella di sabato? Ma noi ci auguriamo, ecco, che possa essere una sfida che possa contare qualcosa, che possa avere un valore importante sia per la Juve che per noi. Oggi è presto dirlo sicuramente, perché sicuramente penso che si parta su due livelli diversi, in quanto rispetto all'anno scorso ci sono comunque 18 punti da recuperare, però sicuramente c'è sia da parte della Juve che da parte nostra la voglia, ecco, di rivalsa, no? Anche perché io non penso che una squadra come la Juventus si possa accontentare comunque di arrivare terza in campionato e comunque a distanza siderale nei confronti dell'Inter. Da parte nostra noi non possiamo assolutamente pensare di finire a 40 punti di distacco dall'Inter, a 20 punti dalla Juventus o 20 punti dal Milan o da chi ci ha preceduto. E quindi partiamo secondo me da due differenti livelli di partenza, però ci auguriamo, ecco, che nel ritorno, quando ci sarà la partita poi in casa nostra, magari si possa parlare avendo più certezze alla mano. Ecco. Sky e si prepara Sport Italia. Conte, buongiorno, sono qui. Buongiorno. Senta, non è la prima volta che affronta l'avversario la Juventus, le chiedo se ha voglia di raccontarci da un punto di vista emotivo se ha fatto un po' il callo affrontare la sua ex squadra, una squadra che ha rappresentato gran parte della sua carriera da calciatore, buona parte da allenatore, e come vivrà, come sta vivendo questa settimana di vigilia dal punto di vista sentimentale, emotivo? È inevitabile che la mia storia parla chiaro, no? La mia storia parla di 13 anni trascorsi alla Juventus da calciatore, dove sono stato anche capitano diversi anni e dove praticamente abbiamo vinto praticamente tutto. Ho avuto la possibilità di fare 3 anni da allenatore, arrivando in un periodo sicuramente molto difficile per la Juventus e aprendo un ciclo che è diventato storico di 9 anni consecutivi di vittoria dello scudetto. Faccio parte sicuramente della storia della Juventus per quello che ho fatto, per quello che ho dato. È inevitabile che da calciatore io penso che ognuno di noi è più semplice scegliere la propria strada, ecco, perché da calciatore tu puoi decidere anche di rimanere per sempre in una squadra. Mi riferisco qui al Napoli, a Bruscolotti ha sposato il Napoli, lo poteva fare da calciatore, l'ha fatto Maldini, l'ha fatto Baresi con il Milan, l'ha fatto Antonioni con la Fiorentina, Totti con la Roma, ecco. Poi inizia la carriera da allenatore, penso che sia molto difficile, impossibile che sia tu a decidere la tua carriera. Io ho avuto il piacere di fare anche 3 anni di allenatore con la Juventus. La carriera da allenatore mi ha portato in piazze differenti alla Juventus, piazze che ho sempre sposato alla grande, onorato, diventando il primo a difendere i colori per queste squadre. Oggi ho il piacere veramente immenso di allenare una squadra come il Napoli. E ripeto, per me, che sono una persona del sud, rappresenta sicuramente un motivo di orgoglio e di soddisfazione. La storia non me la può cancellare nessuno, è inevitabile, ci sarà grande emozione per me ritornare in quello stadio dove comunque c'è stata l'inaugurazione quando io ero allenatore. Sarà la prima volta per me tornarci con i tifosi, perché l'ho fatto quando c'era il periodo del Covid e niente, quindi sarà per me sempre una grande emozione, come in futuro sicuramente tra parecchi anni
sarà un'emozione riaffrontare anche il Napoli da avversario, quando mi auguro tra un bel po', ecco, magari andrò ad allenare qualche altra squadra, ecco. Sport Italia, allora, e si prepara, eccoci, la stampa. Eccoci. Sì. Salve mister, per una notte di gala bisognerà indossare certamente un abito importante, no? Abbiamo capito che nella sua mentalità bisogna sporcarlo l'abito, soprattutto le mani. Allora le chiedo se in questa settimana è riuscito magari da sarto del Napoli a provare nuovi abiti e che tipo di abito si aspetta indossare la Juventus. Grazie. Ma guarda, come dico sempre, noi dobbiamo indossare un bell'abito, perché comunque abbiamo il piacere, io ho la voglia, insieme ai ragazzi, di fare sempre qualcosa, di offrire un bello spettacolo a livello calcistico. È inevitabile che durante le partite tu devi essere pronto, il tuo bell'abito, appena uscito anche dal sarto, a sporcartelo, perché sai benissimo che ci sono delle situazioni dove, se non c'è la giusta cattiveria, se non c'è la giusta concentrazione, diciamo, ecco, che bisogna essere bravi a sporcarsi l'abito, sapendo che è un bell'abito quello che hai addosso. Io penso che questo è un ottimo connubio per le squadre vincenti, per le squadre che vogliono vincere. E ci sono diversi momenti della partita. Ieri faccio l'esempio anche dell'Inter, no? L'Inter ieri è andata a giocare in casa del Manchester, e ha alternato momenti in cui giocava a calcio, momenti in cui era lì in 25 metri a difendersi tutti i 10 dietro la linea della palla, dimostrando di essere una squadra con la S maiuscola, e quindi indossando diversi abiti, perché non si può indossare solo un abito e pensare di essere vincenti. Io penso che questo noi lo dobbiamo capire, stiamo iniziando a capirlo. L'anno scorso, secondo me, si pensava molto nella fase di possesso ad attaccare, spesso e volentieri c'era un disequilibrio, o comunque non avevamo quella voglia feroce di aggredire subito per la riconquista, o magari di ricompattarci per difendere. Questo è un aspetto su cui noi stiamo lavorando, e se vogliamo essere competitivi sicuramente dobbiamo migliorare. La stampa, e si prepara il mattino. Buon pomeriggio mister. Buon pomeriggio. Ecco, riparto proprio da questo spunto interessante, perché probabilmente grazie a lei siamo riusciti a venirne a capo, e mi riferisco alle lacune dell'anno scorso. La coralità del gruppo mi sembra chiara, importante, autentica. Probabilmente, ecco, questo ha innescato anche la capacità di andare in battaglia meglio, nel modo migliore. Vorrei sapere, quindi, una squadra meno borghese, se possiamo utilizzare questo termine, vorrei sapere quanto ha inciso mister l'aspetto fisico, perché se leggiamo poi la rosa della squadra, il Napoli ha cambiato completamente taglia rispetto all'anno scorso, squadra con meno centimetri pochi mesi fa, squadra invece che vedo con 5 giocatori sopra il 1,90 m. Ecco, quanto ha inciso questo aspetto, e quanto potrebbe essere sabato una gara di contatto che può orientare l'andamento della gara? Grazie. Ma io penso che sicuramente qualcosa sia cambiato, ecco, sia cambiato rispetto all'anno scorso, perché comunque ci sono stati 12-14 giocatori, non mi ricordo, in uscita, e ce ne sono stati 7 in entrata, quindi qualcosa è cambiato magari anche nella scelta, no? di alcuni calciatori, magari si è andato a prendere dei calciatori con determinate caratteristiche. Penso che l'aspetto fisico sia importante nel calcio di oggi. Quando parlo di calciatori top, per me il calciatore top deve essere forte, veloce e resistente. La qualità deve essere, non la metti neanche in considerazione, perché la qualità ci deve essere, però deve essere un giocatore forte, veloce e resistente. Quindi noi dobbiamo essere, appunto, cercare di essere una squadra forte, veloce e resistente per essere al top.
stiamo cercando di lavorarci, è inevitabile che ci non sono stati dei cambiamenti rispetto all'anno scorso, sono arrivati adesso dei calciatori nuovi, stiamo cercando di inserirli su quella base di 10-12 giocatori che abbiamo scelto insieme al club di confermare, ecco. Però sicuramente c'è stata, ecco, una mutazione. Il mattino e si prepara la Repubblica. Buon pomeriggio. In tanti considerano un vantaggio per il Napoli non aver giocato le coppe in questi giorni rispetto alla Juve che invece ha giocato la Champions. Effettivamente è così. E una seconda cosa, se mi consente, a che punto è secondo lei invece la ripartenza della Juve con un nuovo allenatore come Thiago Motta, che pure ha girato pagina dopo un ciclo importante con un altro allenatore lì alla Juve? Guarda, per quello che riguarda la Juventus, cioè, sicuramente l'eredità che raccoglie Thiago Motta è un'eredità pesante, perché raccoglie l'eredità di un allenatore che ha scritto parecchie pagine di storia nella Juventus, mi riferisco ad Allegri. Quindi allenare la Juventus non è mai una cosa banale, perché comunque la richiesta è sempre di vittoria, come la richiesta del Milan, come la richiesta dell'Inter. Thiago Motta è stato un mio calciatore con la nazionale, era nella rosa che ho scelto per fare gli europei, quindi questo mi fa anche sorridere, no? Perché, cioè, mi fa sorridere, a volte, cioè, un pochettino mi rattrista anche, perché mi fa pensare che sto iniziando a diventare un po' vecchio, quando inizio a trovarmi di fronte ai miei ex calciatori diventa, cioè, un po' di pensiero, ecco. Però è un ragazzo molto serio, un ragazzo bravo, un ragazzo che a Bologna ha fatto benissimo, e quindi niente, gli auguro il meglio da un punto di vista umano, chiaramente non nelle partite contro di noi, ecco. Questo è logico. La prima era, scusami, ah sì, ok, guarda, voi sapete che a me non, cioè, a me piace dire sempre la verità, ecco. Quindi c'è un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio è quello che da un punto di vista lavorativo, soprattutto per me, ecco, che sono al primo anno, quindi con una nuova squadra, hai il vantaggio di poter lavorare di più, perché altrimenti se prepari 3 partite in una settimana, il vantaggio di lavorare col gruppo diventa veramente ridotto. E sinceramente, quando arrivi in un nuovo club hai bisogno di tempo per conoscere tutto, anche per lavorare sulle tue idee, poi soprattutto quello che è successo quest'anno, no? Che comunque tanti giocatori sono arrivati l'ultimo giorno, pensate poco se dovevamo giocare, avessimo dovuto giocare 3 partite in una settimana, eravamo praticamente fregati sotto tanti punti di vista. E quindi non nego che c'è l'aspetto positivo di poter lavorare con i ragazzi per tutta la settimana. E chiaramente lo svantaggio qual è? Che la rosa che tu fai non è una rosa competitiva come lo è, perché devi partecipare in Europa. Cioè, invece di avere comunque 25-26 giocatori di un certo livello, ne hai 16-18. Quindi questa è la differenza. La Repubblica, sì, eccomi, salve. E si prepara a Cronache di Napoli. Sì, io invece vorrei chiederle, ne ha, sì, parlato, no, nell'inserimento di nuovi, a che punto è l'inserimento di McTominay, Gilmour, anche Neres, se ci può dire qualcosa, se sono pronti anche ad aumentare il minutaggio, grazie. Beh, sicuramente il fatto di più tempo passa e più entrano dentro la nostra idea, no? E quindi il fatto di aver potuto lavorare durante la sosta con David, e anche questi 10 giorni sia con Scott McTominay che con Billy Gilmour è stato positivo, perché hanno iniziato a capire un pochettino l'idea di calcio che vogliamo fare. Hanno iniziato ad adattarsi alla tipologia di lavoro, perché c'è anche un adattamento
anche a livello fisico, no? Su quello che fai, a livello di forza, a livello metabolico, e su cosa vuole l'allenatore. E, da questo punto, ecco, sono contento perché comunque ho dei ragazzi che sono molto ricettivi a livello cognitivo, apprendono e quindi sono ragazzi che comunque ci possono dare un buon apporto. Cronache di Napoli e si prepara a Canale 8. Salve mister, complimenti per il lavoro svolto finora, però ultimamente il Napoli ha concesso parecchie occasioni, no? È successo a Cagliari, anche col Parma, qualcuna col Bologna, è preoccupato da questo aspetto e poi le volevo chiedere se c'era qualche accorgimento tattico per insomma coprire un po' più la squadra e concedere di meno. Ma sai, tutti vorremmo sempre la partita perfetta, no? Nel senso fare 4 gol e non far tirare mai l'avversario in porta. Mi auguro un giorno di arrivare a giocare la partita perfetta dove veramente tu hai totale dominio della palla, hai la possibilità di fare 3-4 gol e di non lasciare neanche un'occasione. Però sapete benissimo che la partita perfetta è difficile. Il campionato italiano è molto tattico, è molto difficile, tutti studiano e si preparano sugli avversari. Ci sta di lasciare comunque anche gli altri di attaccare, fa parte del gioco, certo. Riuscissimo comunque ad essere ermetici come lo siamo stati a parte la prima partita dove abbiamo subito 3 gol, ecco, io subire solamente un gol nelle ultime 3 partite e mettere la firma, ecco. Canale 8 e si prepara Web TV Caserta. Buon pomeriggio. Mister, lei prima ha fatto riferimento al bell'abito, perché però un bell'abito insomma faccia la sua figura, ci vogliono anche dei bei modelli e i giocatori di qualità fanno sempre la differenza. Però il trend di quest'anno, almeno da inizio stagione, ripercorre un po' quello che è accaduto l'anno scorso con Kvara, che oggetto di falli ripetuti, sistematici, e a volte lo hanno anche tirato fuori dal campo, come ad esempio è accaduto a Verona, o non sono, almeno dal mio punto di vista, stati sanzionati in maniera adeguata, come è accaduto pronti via anche a Cagliari. Lei che idea si è fatto su questo concetto, che però forse va anche un po' oltre il Napoli, perché diciamo che i top player sono quelli che rendono più visibile e appetibile un campionato, andrebbero tutelati diversamente? Grazie. Sì, io parto da un presupposto che odio il gioco violento, anche da calciatore non mi sono mai permesso di fare un'entrata per far male a un avversario, non è da uomo, assolutamente, né mai mi sono permesso di dire a un mio calciatore dagli subito un calcio così lo spaventi, perché a me è capitato, ecco, che quando ero calciatore, prima eravamo, cioè, diciamo che prima era un po' più rustica la situazione, no? Quindi ti dicevano dagliela subito, così almeno capisce, ecco, un pochettino forse quello che è capitato a Cagliari, dove 30 secondi dopo c'è stato un fallo intimidatorio, diciamo, in cui, ecco, lì secondo me gli arbitri non devono aver paura anche dopo 30 secondi di sanzionare il giallo, perché se c'è un giallo c'è un rosso. Può accadere dopo un secondo come può accadere al 95esimo. Se c'è comunque un fallo intenzionale dove metti a rischio comunque l'incolumità del giocatore, deve essere sanzionato. Ripeto, non era un fallo in cui, cioè, non penso che il calciatore del Cagliari voleva far male a Kvara, assolutamente. Non lo penso e non lo voglio neanche pensare, ecco. Però secondo me forse il giallo c'era e bisogna in quei casi sanzionare, perché significa proteggere il gioco del calcio, proteggere questi calciatori che comunque hanno più talento. Web TV Caserta e si prepara a Napoli Magazine. Buonasera mister, sono buonasera. Qui. Buonasera. Lei ha iniziato la conferenza citando appunto Totò Schillaci, la sì. Prossima partita sarà proprio contro la Juve e proprio con Schillaci lei ha giocato nella Juve. Se le va potrebbe condividere con noi un ricordo o un aneddoto che comunque avete condiviso insieme? Ma guarda, di solito, cioè, ci sono
diversi ricordi, no? Che cerchi di custodire gelosamente. È inevitabile che da persona che io appena arrivato a Torino, da persona del sud, arrivavo da Lecce, no? Perché io ho iniziato a giocare nelle giovani del Lecce e poi la Juventus mi comprò da Lecce, quindi diciamo che è inevitabile, da persona del sud avevo molto legato con lui e lui comunque si era reso molto disponibile. Poi ripeto, per me l'aneddoto era che io in quel momento, quando arrivai alla Juventus, per me erano tutti dei campioni, non gli davo neanche del lei, ma era talmente rispettoso che davo proprio del voi a tutti quanti. E quindi io lo vedevo come un idolo, nonostante lui veramente fosse una persona molto molto umile, che comunque si mise a disposizione. Napoli Magazine. Mister, più che il discorso che è stato fatto nelle ultime settimane sulle scelte di formazione, considerando anche effettivamente che per arrivare a un modulo di gioco c'è un lavoro dietro di 2 mesi che ha dato comunque stabilità, ci sono degli aspetti positivi da sottovalutare che riguarda lo spirito di gruppo essenzialmente, che non si vede ormai. Da sottolineare o da non sottovalutare? Sì, sì, da non sottolineare. Da non sottovalutare, ragazzi. E mi riferisco a questo spirito di gruppo ritrovato che ha esaltato sia i nuovi arrivi, ad esempio penso a Buongiorno che non sta facendo rimpiangere Kim, ma ha consolidato Di Lorenzo, ha fatto riemergere la voglia di combattere di Frank Anghissà. E poi anche un aspetto importante, al di là dell'esplosione di Kvara e Lukaku, l'aver inserito anche Simeone, che fa parte del gruppo ed è presente, e quindi tutti remano dalla stessa parte. Questa è stata l'arma vincente del Napoli di un paio d'anni fa. Ma io penso che l'arma vincente non solo della Napoli 2 anni fa, ma questa è lo spirito di gruppo, è sempre, è stato e sarà sempre l'arma vincente di squadre che comunque hanno l'ambizione di essere competitive e che vogliono comunque ambire a fare qualcosa di importante. Lo spirito di gruppo, l'unione, la voglia di aiutarsi l'uno con l'altro, soprattutto nei momenti di difficoltà, perché è soprattutto lì, no? Io in precedenza quello che vi dissi è che ho trovato un gruppo veramente di ragazzi per bene, ecco. Non ho trovato un gruppo di ragazzi dove qualcuno pensava per se stesso, qualche egoista. Ho trovato i ragazzi per bene e quindi da questo punto di vista è stato molto più semplice anche, no? Cercare di battere su alcuni tasti. E lo spirito di gruppo comunque si costruisce nel tempo, si costruisce durante il percorso, anche e forse soprattutto nelle cadute, perché nelle cadute poi c'è da tirare fuori le cose negative che hanno portato alla caduta e cercare poi di affrontarle, di migliorare quello che è accaduto con noi al Verona, e in maniera sempre onesta e schietta e sincera con i ragazzi, perché io penso, ecco, che per formare anche questa coesione, quello spirito di gruppo, la comunicazione mia deve essere sempre molto diretta, molto sincera e onesta. Io parto sempre da un presupposto: meglio una brutta verità che una bella bugia, perché alla lunga la bella bugia, se io voglio tenere un buon rapporto, alla fine viene a galla. E io dico sempre ai miei ragazzi che in futuro, quando noi ci incontreremo, noi ci dobbiamo sempre guardare negli occhi, e quindi per guardarci negli occhi anche una brutta verità che può dare fastidio in quel momento, ma alla fine ti fa capire che comunque tu stai costruendo qualcosa, ecco. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie, buon pomeriggio.